vedremo che esiste un altro tipo di prodotto tra vettori che si chiama prodotto vettoriale. In quel caso il risultato della moltiplicazione dei due vettori non sarà una grandezza scalare, ma sarà un terzo vettore, da cui il nome prodotto vettoriale. Invece questo si chiama prodotto scalare perché il risultato della moltiplicazione di questi due vettori è una grandezza fisica scalare, cioè non vettoriale. Infatti il lavoro non è un vettore, è una grandezza numerica. Riassumendo, vediamo questi esempi. Una persona spinge un oggetto, per esempio il carrello della spesa, e compie lavoro motore. È questo caso qua, massimo lavoro motore possibile, forza e spostamento allineati. Altro esempio, stavolta lavoro resistente, si rallenta, cioè si cerca di frenare un oggetto già in movimento, applicandogli una forza frenante che si oppone allo spostamento, quindi la forza nel verso opposto allo spostamento. Esempio, immaginiamo che questa è una strada in leggera discesa, io ho parcheggiato la macchina, scendo, mi dimentico di tirare il freno a mano, la macchina comincia lentamente a scivolare verso destra. Allora io che sono sceso dalla macchina cerco di trattenerla, quindi mi attacco dietro alla macchina e cerco di tirarla dalla parte opposta. Questo vuol dire che faccio un lavoro resistente. Un esempio simile è il lavoro della forza d'attrito. L'attrito fa sempre il lavoro resistente, perché se l'oggetto si sposta a destra, l'attrito fa sempre una forza nel verso contrario allo spostamento, cioè fa sempre come gli studenti, quindi cerca sempre di ostacolare. Quindi il lavoro dell'attrito è sempre negativo, perché l'attrito esercita una forza che è sempre diretta nel verso contrario allo spostamento. Vediamo adesso qual è l'unità di misura del lavoro. Siccome il lavoro abbiamo visto che è definito moltiplicando i newton della forza per i metri di spostamento per il coseno dell'angolo, l'unità di misura sarà newton per metro. Il coseno non ha l'unità di misura. Quindi newton per metro è l'unità di misura del lavoro, si chiama joule. Come possiamo immaginare intuitivamente una forza che compie un lavoro di un joule? Abbiamo bisogno di una forza intensa un newton e di uno spostamento dell'oggetto di un metro. Allora, immaginiamo che la forza sia la forza peso, quindi dobbiamo prendere un oggetto che è attratto dalla Terra con una forza di gravità di un newton. L'oggetto deve avere una massa praticamente di un etto, precisamente 102 grammi, 0,102 kg. In questo modo, moltiplicando la massa per g, otteniamo una forza di un newton. Quindi prendiamo un oggetto di un etto praticamente, è tirato dalla Terra con una forza di un newton, lo facciamo cadere per un metro. Allora, durante questa caduta, la forza di gravità compie un joule di lavoro sull'oggetto, lavoro motore. Se invece noi l'oggetto lo lanciamo verso l'alto per un metro, noi abbiamo che la forza di gravità compie lavoro resistente, perché la forza di gravità è in basso, ma lo spostamento è in alto. Quindi abbiamo meno un joule, cioè la forza di gravità compie un lavoro resistente di meno un joule, quando questo oggetto di massa un etto sale di un metro. Se invece l'oggetto ha la massa di un chilo, la forza peso che agisce su di lui è quasi 10 joule, 9,8 newton, e se l'oggetto cade per un metro, la forza gravitazionale compie su di lui un lavoro di 9,8 joule. Se l'oggetto sale per un metro, la forza di gravità compie lavoro resistente di meno 9,8 joule.